purtroppo il vento, ahimè, abbiamo beccato questa giornata di vento che non era proprio classica e il vento stava morendo in questa prova, quindi va a destra come sempre, però noi con il windsurf non navighiamo come le barche, quindi nonostante il vento va a destra non puoi impostare la regata sulla destra del campo, ma devi andarti a prendere quel canale di vento che rimane molto bucato sulla sinistra. E io non ci ho creduto nella prima poppa ad andarci, ho preferito provare a giocarmi la poppa sui destri, ma come avete visto la russa era dietro, era decima e è stata brava a sfruttare la sua velocità, che potevo avere anche io, e a andare dietro alle altre e a passarle, insomma, alla fine è arrivata una posizione davanti a me che le è bastata per prendere il bronzo. Quindi partenza e poppa, i momenti decisivi. Sì, la partenza sono partita alta perché mi basavo sui destri che avevo in barca, ma il vento comunque era da andare a cercare a correre sulla sinistra e agganciare quel vento. L'ho avuto molte volte, ho sbagliato, ho preso una decisione sbagliata alla partenza e l'ho pagata abbastanza cara. Hai pensato qualcosa durante la regata quando vedevi di essere indietro? C'era possibilità di recuperare o non c'erano finestre aperte? E la russa l'ha fatto, quindi evidentemente c'erano, e io invece di mettermi buona dietro alle altre ho provato a strafare e sono rimasta senza vento di poppa, quindi bastava semplicemente mettersi a testa bassa come ha fatto questa 19enne talentuosissima e si è messa lì come un mulo, ha pompato e ci ha creduto su quelle raffichette e è arrivata terza. Ripartiamo da queste lacrime, da quest'atleta che ragiona su una medaglia persa, una finale persa in quel modo che abbiamo visto, che abbiamo sentito raccontare da lei stessa, che sentiremo in questa puntata raccontare anche dal direttore tecnico Michele Marchesini e dal vice direttore tecnico Alessandra Senzini, che ovviamente erano presenti in acqua. Ripartiamo da queste lacrime che sono le lacrime di tutti, di tutta la squadra. Dopo questa finale abbiamo visto veramente con gli occhi gonfi la vecchia guardia, i vecchi allenatori di sempre, i Luca De Pedrini, gli Egon Vigna, Guglielmo Vatteroni. Abbiamo visto con gli occhi gonfi tutti gli atleti della squadra che non erano impegnati in quel momento e che hanno seguito la medal race di Flavia Tartaglini col cuore in gola, perché insomma, quando ricapita di iniziare una medal race essendo in testa, primi in classifica? Certo, era una medal race difficilissima, si sapeva, c'erano sei atlete in soli 5 punti, quindi tutto poteva accadere, ahimè tutto è accaduto, e soprattutto è accaduto quello, il peggio, quello che non doveva accadere. Ripartiamo da queste lacrime, perché queste lacrime possono essere anche d'aiuto a qualcuno. Abbiamo visto qualche atleta della nostra squadra che ha avuto un approccio un po' superficiale a questa Olimpiade. La medal race di Flavia Tartaglini, il modo in cui ha perso la medaglia che sentiva quasi già sua e che avrebbe sicuramente strameritato, sono un po' la crudeltà dello sport, la bellezza e la crudeltà dello sport, dalla quale si deve e si può sempre ripartire. Queste lacrime devono servire anche a questo, a ripartire. Qui non ti regala niente nessuno, siamo all'Olimpiade, sembra facile, ma è l'Olimpiade, bisogna aggredire l'Olimpiade in qualche modo, bisogna avere anche la giusta dose di cattiveria, di aggressività, perché le medaglie, per andarle a vincere, serve anche questo aspetto qua. Così come un altro degli aspetti resta quello del sorriso con cui Flavia ha affrontato questa Olimpiade, che resterà un marchio di fabbrica della sua Olimpiade. C'è stata poi la medal race dei maschi con Mattia Camboni, che ha salutato questa sua prima Olimpiade con un decimo posto sia nella medal che in classifica finale. Lui rappresenta il futuro, l'abbiamo già detto tante volte, e quindi ci piace congedarci con l'immagine della sua prova olimpica vinta. Ma la giornata ha anche significato altro. Abbiamo avuto in acqua in Acra 17 con Vittorio Bissaro e Silvia Sicuri, che hanno dato una risposta. Ne avevamo anche parlato nella puntata precedente, hanno dato la risposta che era necessaria, l'unica risposta possibile. Le ultime tre prove di qualifica, un secondo, un settimo e un quarto, vanno alla medal race con il secondo posto in classifica. Attenzione, hanno 5 punti di ritardo dal primo in classifica, quindi dalla possibile medaglia d'oro, e ne hanno 4 di vantaggio sul terzo e sul quarto, che sono alla pari. Quindi una medal race col punto interrogativo anche in questo caso, una medal race da non pensare, una medal race da essere cattivi, una medal race olimpica soprattutto. Ricordiamoci sempre questa parola chiave.
È stata anche l'ultima regata dell'Olimpiade di Giorgio Poggi sul Finn, lo abbiamo intercettato alla Mix Zone, ci ha raccontato come ha vissuto questa, non solo questa ultima giornata con due regate ancora una volta contraddittorie, una è andata bene e una è andata male, ma un po' come ha vissuto tutta questa Olimpiade. Sentirete anche da lui, che è quasi un veterano, le parole fanno capire quanto ogni volta i giochi olimpici sorprendono i giovani, i giovanissimi, e sorprendono anche invece i veterani come Giorgio Poggi. Non è finita qui, abbiamo vissuto tutti questa giornata e queste lacrime da cui abbiamo ricominciato. Queste lacrime sono state anche le nostre, ve lo diciamo in maniera molto chiara, molto sincera. Abbiamo anche preso del tempo, non ce la siamo sentita di lavorare stanotte nuovamente ad un video, a preparare una cosa del genere, raccontando quello che c'era da raccontare. Abbiamo preso il nostro tempo e sappiamo che altro ne avremo, ma sappiamo anche che l'Olimpiade non è finita, non finisce mai. Forse non finirà neanche quando caleranno e spegneranno il braciere, ma comunque abbiamo due medal race da vivere insieme, quella dei Nacra 17 con Vittorio Bissaro e Silvia Sicurì, che ripeto partono dal secondo posto, e quella del 49er FX di Giulia Conti e Francesca Klapcic, che oggi faranno e hanno ancora metà Olimpiade da disputare, perché sono ferme a 6 prove, devono farne ancora 6 e poi vedremo con quale piglio, con quale punteggio, con quali prospettive faranno la medal race. State con noi ancora per le prossime puntate, queste sono le vele di Rio. In realtà fino alla prima bolina eravamo in corsa per una medaglia, il problema è che poi sulla poppa ha deciso di andare bassa in un low mood, che è quello che hanno fatto anche le altre all'inizio, che poi però hanno iniziato a scarrellare e ad andare alte plananti. Lei è rimasta in un mood basso, quando ha cambiato idea aveva già fatto troppa separazione e non le ha prese più. Mossa disperata, seconda bolina, qui andare a destra, che è costata carissima, perché già in prima bolina la russa si era visto che era andata a destra e all'inizio aveva aperto, per prima bolina non aveva pagato, così come la seconda, la parte bassa a destra, e poi sulla seconda poppa è riuscita a rimanere con loro e per una posizione non ha preso la medaglia, e chiude a 69 punti, quella a 71, 71 punti e quella a 69. Mi dispiace, perché non, è un peccato buttare via le medaglie in questa maniera, è un peccato, con tanti anni di lavoro. Lo sport è un gioco mentale e forse oggi è un po' mancato questo, però insomma, non possiamo biasimare Flavia, che ha fatto qui, ha fatto nell'appuntamento più importante della sua carriera la miglior regata della sua carriera sportiva. Durante la partenza la russa non è riuscita a trovare il timing giusto per inserirsi in barca, è rimasta dietro e probabilmente si è innervosita negli ultimi secondi e deve aver toccato un avversario, ha dovuto fare anche 3,60, quindi a quel punto la russa era un po' fuori gioco, perché era veramente ultima, ha provato ad andare sulla destra del percorso, ha visto che non c'era vento, per cui è dovuta tornare a riallinearsi con tutte le altre che ormai avevano un grosso vantaggio su di lei. In bolina Flaviano sì, non è passata benissimo, però era comunque attaccata a un bel gruppo al gruppo subito davanti delle ragazze. Il problema è che si è buttata giù dritta verso la boa, continuando a pompare in appunto condizioni di con una tecnica cui pompi quando ci sono condizioni di poco vento, mentre le altre, appena è rientrata un po' di raffica, si sono alzate e hanno iniziato a fare un angolo per cui riuscivano a planare. Lei ha continuato a scendere dritta sulla boa, addirittura anche strambato andando sulla destra del percorso, guardando appunto sempre in alto la bolina, e niente, non in quel momento lì ha perso. La russa, che è passata ultima in bolina, si è accodata alle altre e è riuscita a recuperare fino a vincere comunque il bronzo, quindi un peccato, perché ok, forse l'oro a quel punto era lontano, però oltre all'oro ci sono anche l'argento e il bronzo, e ancora erano alla sua portata. Mi ricorda forse un po' la mia regata di Atene, dove avevo diversi punti di vantaggio sulla seconda e la terza, eppure andai dalla parte opposta di dove stavano andando tutte le altre, proprio per forse non senza combattere, ecco.
Ma la verità è che non cambia niente, noi stiamo veramente regatando, credo, al meglio delle nostre possibilità. A volte prendiamo delle decisioni che si rivelano giuste, le stesse decisioni in altre situazioni si rivelano sbagliate. Penso che in tutte le giornate stiamo comunque facendo un ottimo lavoro, ripeto, a volte va bene, a volte no, ma non abbiamo cambiato niente nell'approccio né nella conduzione, siamo molto focalizzati e siamo contenti della giornata. Medal race, vi siete fatti già un'idea guardando la classifica di come affrontarla? Non ho visto la classifica, quindi non ho idea. Ho fortunatamente una serata in cui ho solo voglia di un fisioterapista, di dormire e mangiare, e domani con i nervi un pochino più saldi, dato che è stata comunque una giornata intensa, ci penseremo, guarderemo i punteggi e decideremo come affrontare la giornata. Non entravano le regate. Sempre tutti attaccati, vicini, la prima 11 e la seconda di noi ha fatto tipo 18-19. La seconda, le cose sono partite proprio male. Sono rimasto bloccato sulla barca comitato col francese che non è riuscito a partire. E poi niente, non sono riuscito a venirne fuori. Sempre rimasto là 18-19, cercare di recuperare, sempre tutti là. Guarda, non sono neanche, cioè, a parte un 7, un 4, cioè alla fine erano tutti risultati fuori dai 10. Cioè, facevo fatica a fare di più. Quello di positivo sicuramente rispetto al 2008, quello che ho fatto era molto più difficile. Cioè proprio c'erano tutte le prove, arrivi, cioè veramente al photo finish. Anche, cioè oggi guardare il, come si chiama, il danese che ha fatto il mondiale, anche lui ha finito secondo, cioè ha fatto due prove dietro di me, anche lui, cioè no, non riesce a recuperare. È molto difficile recuperare. Senti, è finita l'Olimpiade da pochissimo, perché hai proprio lavato la barca adesso davanti a noi. Hai già un pensiero che riesci a guardare oltre a stasera, cioè al futuro? No, quello sicuramente sì. E sono l'unico, guarda, ti dico, l'unica cosa, dentro veramente mi ero preparato bene e pensavo di fare meglio. E tutti eravamo preparati bene, tutti gli atleti veramente preparatissimi, e niente, è andata così. Forse un pizzico più di fortuna poteva andare un po' meglio, ma bisogna andare avanti.